La saggezza della Kabbalah tante volte ci confonde con vari nomi, l'albero della vita. Che immaginazione ho se io chiedessi ChatGPT, disegna l'albero della vita, chissà cosa, no, immagini hollywoodiani o non lo so. La saggezza della Kabbalah parla di concetti molto sublimi, ma che possiamo percepire solo non con i nostri sensi attuali, o io voglio essere più preciso, non con il nostro desiderio attuale. Noi, tutta questa vita, tutta questa realtà, la nostra vita quotidiana, ogni cosa che succede, la percepiamo attraverso il nostro desiderio di ricevere. Ricevere cosa? Piacere, vero? Non vogliamo soffrire, vogliamo ricevere piacere. Questo è il nostro software, il nostro sistema operativo. Così percepiamo tutto ciò che ci succede nella vita. La saggezza della Kabbalah ci permette uno sviluppo diverso, ulteriore. Queste domande che abbiamo sulla vita, sul senso della vita, sullo sviluppo, sul raggiungere l'apice dei gradini magari, perché sentiamo che è possibile, sentiamo che vogliamo uscire da questo programma, da queste costrizioni, da questi vincoli che sempre rincorriamo il piacere, le nostre interazioni nella vita non sono il massimo e poi ci succede qualcosa, insomma, non piacevole nella vita, un colpo, una crisi, non capiamo perché, non possiamo controllare tutto questo. La saggezza della Kabbalah ci dà un percorso, un itinerario che noi possiamo evolvere un sistema operativo nuovo che ci permetterà di salire e di ascendere, a scoprire e a vedere come in Waze, come in Google Maps, tutto dall'alto e determinare un itinerario nuovo. Questo itinerario che ci dà la saggezza della Kabbalah si chiama l'albero della vita. Non pensare a un albero, ma la saggezza della Kabbalah ha utilizzato un linguaggio molto unico chiamato il linguaggio delle radici e dei rami. Noi impareremo quando farete il corso. Quindi ci sono le radici della realtà, leggi e radici che determinano tutti i livelli della realtà, e ci sono i rami, le conseguenze. E noi, attraverso questo itinerario, vogliamo raggiungere la vita. Non questa vita che percepiamo ora, che veramente i cabalisti, dopo che conseguono la vera vita spirituale, paragonano la nostra vita come una piccola candela di fronte a una fiamma immensa che è la spiritualità. E quindi, quando utilizzate la saggezza autentica della Kabbalah, con gli insegnamenti di Baal HaSulam, Rav Yehuda Ashlag, Rav Baruch Shalom Ashlag, il Rav Michael Lightman, che sono proprio adeguate, adattate alla nostra generazione, alla nostra ricerca, ok? E boomers, millennials, generazione Z, chi volete, ok? Proprio per noi. Allora voi percepirete la vera vita e capirete che queste domande che avete spesso, il senso della vita, perché mi succede le cose, perché non riesco a riempirmi, sono un dono perché sono un inizio di uno sviluppo nuovo che voi potrete intraprendere. Benvenuti alla saggezza della Kabbalah.